Quattro cantieri disposti su 42 chilometri lineari che vanno dal porto turistico di Ortona a Vasto. All'opera i dipendenti dell'Associazione Temporanea di Imprese capeggiata dalla COGEPRI, dell'ingegnere Paolo Primavera, con la supervisione della provincia di Chieti, nella persona dell'architetto Valerio Ursini, nel ruolo di responsabile unico di procedimento, e l'architetto Francesco Faroni, in qualità di direttore dei lavori. Tempi quasi rispettati per completare una delle piste ciclabili più lunghe, ma soprattutto più belle d'Europa, la Via Verde tra i Trabocchi sulla costa teatina. C'è una data da cerchiare sul calendario, quella dell'8 agosto, quando l'opera sarà finalmente consegnata. I quattro cantieri delle quattro imprese stanno lavorando in sincronia, stiamo procedendo per unire tutti i tratti che sono in fase di ultimazione. Come vedete, il tratto di asfalto in questa zona è praticamente finito. Tutti gli altri tratti che sono stati apprestati per questa stesura di questo manto bituminoso saranno completati nei prossimi giorni. A seguire ci saranno ulteriori fasi, come ad esempio la finitura superficiale di questo manto di asfalto con una resina sintetica che sarà colorata, ovviamente non avremo questo manto colorato nero. E a proposito di criticità, le perplessità degli operatori turistici rispetto alla perdita di spazi per i parcheggi. Domani c'è questo tavolo tecnico a Pescara, in cui verranno ulteriormente verificate tutte le criticità esistenti in relazione ai parcheggi, ma anche le altre problematiche che incontriamo su questa pista all'interno del progetto del GAL Costa dei Trabocchi, il contratto di costa. Noi da parte nostra stiamo lavorando predisponendo tutti gli atti amministrativi necessari per la risoluzione di queste problematiche, accelerare la risoluzione appunto di queste cose e realizzare effettivamente i parcheggi là dove è possibile. Già vengono da tutta Europa, ma immaginiamo noi che cosa accadrà quando quest'opera sarà completata. Già abbiamo enormi difficoltà in fase realizzativa dei lavori perché abbiamo una presenza costante di turisti da tutte le parti, quindi anche a livello di sicurezza veramente ci hanno messo in grossa difficoltà. Comunque stiamo procedendo molto celermente, tutte e quattro le imprese, anzi cinque imprese, quindi penso che a breve riconsegneremo una serie di tratti, come vi diceva l'architetto Ursini. Stiamo lavorando alla celere e andremo a risolvere una serie di criticità che metteremo in campo. A proposito di criticità, ne abbiamo già parlato, il problema dei cinghiali a Punta Derci, com'è la situazione? Ma guardi, siamo entrati a Punta Terci appunto per preparare anche il tratto lì di pista ciclabile. Veramente non pensavamo di trovare una presenza massiccia di cinghiali che veramente sono pericolosi per l'incolumità domani dei ciclisti che utilizzeranno quel tratto di pista ciclabile. Penso che bisogna prendere qualche provvedimento.